Il Napoli allunga il passo chiudendo vittoriosamente la settimana dei 10 gol. Nella partita che prevede singole grandi sfide, vincono Ranieri su Mazzone, Zola su Pateoli e poi anche Careca su Fonseca, l'uruguaiano che il Napoli avrebbe già prenotato per l'anno prossimo. Allora Careca decide di esprimersi al meglio e va in gol due volte. Peccato che non possiamo mostrarvi le immagini dal basso che questo duello sudamericano avrebbe meritato, né farvi ascoltare i commenti a caldo dei protagonisti, perché una inspiegabile quanto deprecabile decisione del calcio Napoli ha impedito l'accesso allo stadio dei nostri colleghi telecine operatori. Ciò, oltre che penalizzare i teleutenti naturalmente, non fa certo riscuotere simpatia in un momento in cui il Napoli dimostra di essere grande soltanto sul campo di gioco. Un'autentica violazione del contratto Rai-Lega, evidenzia il comitato di redazione di Napoli nel suo comunicato di vibrata protesta inoltrato alla società. Il Napoli squadra lo fa grande per fortuna Ranieri, perché lo trasforma secondo l'avversario di turno, che tra l'altro conosce bene. È un Napoli camaleontico, come aveva ammonito in precampionato, che prevede questa volta Crippa sulla fascia sinistra con al fianco Alemão, De Napoli centrale e nessun giocatore fisso sul corridoio di destra, per dare modo a Corradini e a Ferrara di effettuare estemporanee scorribande, ma anche, dirà il tecnico negli spogliatoi, per creare lo spazio utile a Zola. Il Cagliari, lo avete visto, sciupa nei primi 15-20 minuti l'opportunità di sorprendere il Napoli con il rapido contropiede articolato da Fonseca e da Francescoli, che Ferrara e Francini controllano alternativamente. Il gol che sblocca il risultato è sempre una sfida tra Hjelpo e gli azzurri. Ci prova prima Corradini, poi Crippa, e il portiere dice ancora no, ma capitola quando Careca sa trovare la misura giusta per calciare di sinistro in rete. L'1-0 spegne il Cagliari ed esalta il Napoli, il cui centrocampo consente a Blanc di fluidificare ed a Careca di concedere il bis. Mazzone gioca allora la carta a Landini, cambiano le marcature e quando Padovano viene lanciato a rete, Filicano non trova altro sistema per fermarlo che ricorrere al fallo da cartellino rosso, punizione che Crippa sfrutta al meglio. Padovano non segna ma si adopera per offrire assist pericolosi. Fluidifica tutto il Napoli e così in zona gol si trova anche Francini, che torna a segnare dopo una lunga astinenza. Quando Bisoli atterra Careca e si tratta di calciare dagli 11 metri, sono tutti d'accordo che tiri l'ex pisano. Il 4-0 esalta spettatori e ovviamente Padovano. Se c'è rigore per atterramento di Zola, giudicatelo voi. A noi il compito di rallentare con Gaudino l'azione. Gli applausi che avevano salutato gli azzurri all'entrata in campo scrosciano copiosi quando Blanc colpisce la traversa. Nel finale il Napoli si consacra davvero grande. Peccato che non abbia il supporto giusto per essere grandissimo.